sono arrivati ai nostri microfoni gli amici degli Abisma. Buonasera. Buonasera. Avvicinati, ci sono due beggerati per voi, mettetevi in posizione in modo che anche le telecamere possano prendere i vostri dischi. Venite qua accanto a me. Un po' dalla parte, un po' da Francesca, che non morde. Il furgone, il furgone. C'è sempre. No, nel senso che ci fa. E allora, Francesca, è giusto per galanteria che io lasci a me la prima, no, scherzo, la prima domanda. Beh, Yakurma, ritmi di Calabria, questa sera ascolteremo questa musica che sta andando veramente tanto, 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 si sente dappertutto. Prima parlavamo che nei lidi non si sente più la musica pop, ma la musica etnica, è un ritorno a casa, si può dire, e ci si sente veramente uniti. Secondo voi perché? Penso che questo effetto è dato da qualcosa che è radicato dentro il nostro DNA alla fine, no? Perché qualcosa che è il ritmo che comunque abbiamo dentro, che tutti noi calabresi o la gente del sud ha un qualcosa che praticamente è un suono, un ritmo che si trasporta e si lascia e si porta con sé dentro da quando è piccolo. Perciò sì, penso che la chiave di questo successo, di questa musica, sia proprio questo, il non essere, non forzare l'anima, ma quasi andare piano piano a ritrovare una via già esistente all'interno delle persone. Okay? Quindi la liberiamo. Sì, si libera dall'interno, bravo. E allora voi quando avete deciso, allora innanzitutto da dove venite? E poi vorrei sapere quando avete deciso di liberare questa grande tentazione di cedere alla passione etnica, che è veramente una passione del meridione d'Italia, perché stiamo scoprendo anno in anno che passa che tutto il Sud Italia ha delle esperienze musicali incredibili, dalla Taranta, dalla Pizzica, arrivare alla nostra Tarantella in Calabria, cioè c'è un movimento musicale che non si conosceva ed è tutto nel Sud Italia, quindi voi da dove venite? Allora, è un gruppo, diciamo, che comprende due province, la provincia di Vibo Valentia e la provincia di Reggio. Siete benissimo. Ecco, siamo quattro componenti che veniamo da Vibo, quindi la chitarra, la voce femminile, Manganetto, Zampogna, Pipita, tutto i fiati e le percussioni, il nostro Marco, più piccolo che ha solo 12 anni. Gli altri sono... Dopo gli altri vengono dalla provincia di Reggio, da Reggio Calabria, proprio città, il nostro cantante, il nostro Manganetto, che viene da Reggio Calabria, e il nostro Alessandro Tripodi, che viene da San Procopio e suona la lira. Dopo abbiamo Domenico Sicilo, che suona il basso. Quindi dico anche il nome loro, se no li conosco. Quindi abbiamo Rosario Colombo alla chitarra, la prima chitarra. E dopo abbiamo Domenico Paglianetti, che viene da Reggio Calabria, alla chitarra battente. Abbiamo la ballerina, perché è un gruppo di questo genere, se c'è la ballerina, il gruppo è. E viene da Santo Fermino d'Espromonte. Si chiama. Si chiama Manuela Violi, e quindi parla con noi. È il nostro presidente Mimmo Palumbo, che viene anche lui da Vibo Valentia, ed è nato il gruppo, diciamo, da un'idea del nostro presidente, che è molto, diciamo, attento alle tradizioni, e quindi essendo pure in questa zona dell'area precanica, quindi ha pensato di far nascere questo gruppo Abusma. E Abusma significa colui che ode, che ascolta la musica, quindi è meglio di questo che mettere il nome. Insomma, qua si gioca al bilancio, nel senso che più che una band musicale è un progetto che vuole andare a ripercorrere le radici, le strade del nostro passato, certo, che poi sono quelle che forse ci porteranno veramente a un futuro migliore, vedere con esperienze come questa saga, che cioè, alla fine non c'è nulla di per moderno, non vediamo delle navette spaziali, ma il pane, che è l'alimento base della storia dell'uomo e della nostra storia anche come meridionali, perché ci siamo occupati di questo per tanti anni. E quindi Francesca. Io vedo che i componenti hanno diverse età. Molto eterogenei. In particolar modo mi incuriosisce questo bambino. Quanti anni hai detto? Aspetta, mi trovo prima, se vuoi ci ascolti. 12 anni, come mai tu a 12 anni ti piace questa musica?
cioè è vero che le generazioni si accostano più a queste sonorità, quindi una rivalutazione non solo del nostro territorio, ma anche dei ritmi della Calabria. Perché da quando ero piccola ho iniziato a imparare il tamburello. E dopo ho iniziato a studiare. Altri strumenti che suoni? Le percussioni. Solo questo? Beh, sicuramente saprai insomma suonare altri. Che comunque i bambini imparano subito, insomma, no? Insomma, un invito che facciamo oltre alle canzoni, perché loro diventeranno il posto per il libro del mondo futuro, sarete è già il libro del mondo. E poi niente, a me incuriosiva anche questo fatto, visto che mi hai raccontato poco fa che siete molto eterogenei non solo per l'età ma per la provenienza. Quanto è difficile ritrovarvi anche solo a provare? C'è gente che è dello stesso paese che ha difficoltà. Ma è la passione che ti porta anche a fare dei sacrifici. Il presidente che ci fa una battuta, le minacce del presidente per le quali dovete provare. Se no. Sì, oggi si trova. Affustate che lo trovate per voi. Però poi, prove sul prove, anche se siete distanti, il prodotto è veramente eccellente. Sì, comunque certo, è un po' difficile nel senso che. Abbiamo provato a Reggio lo scorso anno, quindi noi che Gavippo provavamo a Reggio, magari si provava 3-4 ore, dipende dopo il tempo, quindi dopo ritornare a Vippo. Quest'anno abbiamo provato invece a Vippo, così abbiamo pareggiato un anno per uno, non fa male a nessuno. Sant'Eufemio, infatti l'anno prossimo facciamo Sant'Eufemio. E tutti ospiti dalla ballerina. Proviamo per strada noi. Sì. Se dovesse levitare ci diamo un punto di incontro per strada dove è raggiungibile facilmente per tutti. Sotto i pini e si suona e si canta sotto i pini. Abbiamo al microfono del presidente, gli appunti immagino siano anche un'associazione, perché se si va a ripercorrere, cioè l'associazione alla fine è quando si sta insieme con le persone, esatto. Quindi andare intanto, a ripercorrere queste radici è veramente bello. Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie a voi che ci state sostenendo. Questa serata sicuramente sarà una splendida serata. Il nostro, come Alessandra. Dicevamo, la nostra associazione, lo scopo è quello proprio dello stare insieme del gruppo nel senso vero e proprio. Il nostro gruppo vuole rappresentarsi come una famiglia, un'associazione appunto di persone le quali credono e hanno un obiettivo, quello di rappresentare al meglio le tradizioni della nostra terra. La nostra amata e amara terra di Calabria, purtroppo dobbiamo dire anche terra di amara terra di Calabria. Lo facciamo solo ed esclusivamente per questo motivo, sicuramente non vogliamo distinguerci, farci la testa, diciamo che stiamo cercando di rappresentare al meglio nel nostro modo quelle che sono le nostre tradizioni, infatti noi suoniamo esclusivamente con strumenti della musica popolare, della tradizione, come avete sentito da Giampone, l'organetto, la lira, i traocchi di canna, insomma e tanti altri, la lira calabrese, la chitarra battente, e questo è veramente lo spirito che ci spinge ad andare avanti. I ragazzi fanno veramente tanti sacrifici per poterci riunire durante le prove settimanali. Lo fanno con amore, lo fanno con passione, ci sono tante ore di lavoro addosso. Sì, Filippo Pellicone dice la smetti di parlare però. No, mi faceva il gesto. No, io sono qui per complimentarmi con Mimmo Palumbo, così come. No, solo un appunto. La signora prima diceva che Filippo mi conosce bene e mi ha visto crescere. Sì. I miei figli hanno questi suoni nel sangue praticamente. Ci conosciamo da tanti anni, infatti io quando ho saputo che lui era il presidente di questo gruppo, no? Yakuzma, ho detto io, ma guarda, cioè, nel senso che non avrei mai immaginato che Mimmo, così bravo che permette di formare questo gruppo, Yakuzma, è così, bravi tutti, nel senso che noi che abbiamo seguito i vostri concerti, quello che state facendo, quindi bravi complimenti per quello che fate. E quindi Mimmo, che vi dirige, no? Perché il presidente poi alla fine dirige un gruppo,
lo conoscevo diversamente e lui si mette a dire perché sa che ne abbiamo combinate tantissime e quindi non immaginavo mai, quindi complimenti. Grazie a te. È una gioia per me stare nel mio paese, stare in mezzo agli amici, in mezzo a tutte voi. Devo dire soltanto un buon concerto, se le altre sere nessun altro me ne voglia male, nei tanti comuni della Calabria che stiamo girando, domani saremo ai confini della Calabria, ieri sera siamo stati a Francavilla in Gito, abbiamo tante date, grazie a tutti, ma in modo particolare per noi questa è una serata speciale dove metteremo il massimo perché ci tengo tantissimo per essere a casa mia. Ci chiedono, dopo ti do la parola, sì. Dobbiamo essere brevi perché deve iniziare lo spettacolo. Ecco, io poi cedo il microfono perché saremo dall'altra parte, poi davanti allo stand tutto il gruppo con Radio Studio 95 una bella foto che ci pensa Giovannino. Grazie per l'onore. Va bene, se c'è qualcun altro che deve andare, io Francesca per l'ultimissima domanda, però è giusto dire qualcosa su questo gruppo di importanti, però non l'hanno detto, però ci pensiamo noi. L'anno scorso si sono classificati secondi con il brano Matrimonio Antico al premio Mia Martini, quest'anno sono in gara con Sigillo d'Oro, questo è il loro disco, lo facciamo vedere al nostro buon Mino Mangalaro alle telecamere per Telemerito canale 625, Acusma Ritmi di Calabria, un applauso, il primo album. Lo facciamo un applauso a voi e vi ringraziamo, perché siete veramente una bella cosa, solo parlare con voi è stato veramente magico. Francesca, a te e a chi sicuramente in questa notte delle stelle, in cui ognuno di noi esprime un desiderio, la notte dei sogni, e ascoltare la vostra musica è anche un sogno, in quanto la musica calabrese divide. E qual è la vostra emozione in questo momento? Tra pochissimi minuti salirete sul palco. È sempre un'emozione nuova, ecco. Vogliamo sentire voi ci sì. Ma noi ogni sera è un'emozione diversa, non è solo nuova. Comunque ogni sera è un'emozione diversa, perché ogni piazza ti offre sempre un qualcosa di particolare, la gente che partecipa ballando, cantando le nostre canzoni, quindi per noi è un piacere trovarci sempre. Vedremo questa sera la piazza di Merito, di Pallica. Volevo ricordare che il video del matrimonio a Cusma l'abbiamo girato a Pentinazzo l'anno scorso, con dei direttori anche del luogo e altri che sono venuti con noi. Quindi se volete chi lo vuole YouTube. Cercate matrimonio cercate antichi. Perfetto, grazie a Yakuzma, ci sentiamo tra poco, sarete in diretta su Radio Studio 95.